Tutto pronto? Tutto pronto, vi aspettiamo in piazza San Jacopo. Inizia dai mercatini di Natale di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ad Arezzo, completamente rinnovati con le baite in legno, il nostro viaggio attraverso tutte le iniziative della città di Natale. Noi ci proviamo, quest'anno ci siamo migliorati, abbiamo fatto queste nuove strutture e noi cerchiamo di andare avanti, aspettiamo tanta gente. Bando alle diete, un Natale a tutto dolce. Per Natale le diete sono vietatissime, vietatissime. Fino all'anno nuovo si può mangiare di tutto. Banchino con gli articoli fatti a mano, di qualità. Tra l'altro abbiamo anche il calzino uomo quest'anno con il filo di bambù, fatto con il bambù. Artigianato, buona tavola, idee regalo davvero originali come questo banchino dedicato interamente alla retinità. Noi ad Arezzo per qualsiasi cosa diciamo alò, quindi... Senti, c'è anche una sfera insomma di Natale da mettere sull'albero. Sì, una sfera molto bella, abbiamo deciso quest'anno di promuovere il territorio con questa foto bellissima di Piazza Grande, fatta da una ragazza di Sansepolcro. Sarà un souvenir molto carino sia per i turisti che anche per l'Aretino. Quindi alò, compriamo la pallina di Arezzo. Da piazza San Jacopo a piazza Risorgimento, spostandoci dunque verso la parte alta della città, arriviamo in piazza Grande con i tradizionali mercatini tirolesi. Qui l'attrazione per i più piccoli è indiscutibilmente la casa di Babbo Natale. Ciao, buongiorno e ben arrivata! Allora, la letterina dove si scrive tutti i regali, la porti dall'elfo postino e poi la imbuchi nella cassetta di Babbo Natale. Poi ti fai dare la pallina portafortuna che è firmata da Babbo Natale e quando esci trovi l'elfo pasticcere che ti regala il biscotto di Babbo Natale. È un biscotto magico. Va bene? Buon divertimento e buon Natale! Qui gli ingredienti per rendere felici i bambini ci sono davvero tutti, dal truccabimbi portato avanti dalla Croce Rossa Italiana alla zona dove i bambini possono scrivere e personalizzare la letterina che poi daranno direttamente nelle mani di Babbo Natale. Il giro si chiude con una foto da soli o in compagnia della propria famiglia per ricordare questa splendida giornata. La mappa dei divertimenti ci porta infine al Prato di Arezzo, dove il villaggio Lego, l'altra gettonatissima attrazione, accoglierà migliaia di bambini. E ancora il pattinaggio su ghiaccio, la torre e tante altre attrazioni che faranno di Arezzo per il prossimo mese la città del Natale. La novità grande è al Prato, dove c'è questa torre di 40 metri, più si sta proprio ora preparando una pista del ghiaccio, uno scivolo di 100 metri di ghiaccio molto particolare, più sono aumentate le casine, c'è tanto videomapping in giro per la città, che anche quello non partirà tutto oggi, però partirà tra oggi e la prossima settimana, quindi tante attività, più ovviamente come sempre mercato tirolese, mercatini di San Jacopo Risorgimento, che quest'anno sono molto carini con delle casine di legno. For we all.